finito. Anche se prima ritenevo che il videopoker era un gioco per ignoranti, che le definivo io ignoranti o coglioni, chi giocava ai videopoker, piano piano sono caduto anch'io con i videopoker. E lì inizio a fare tardi al lavoro, a non rendere più al lavoro, pensare sempre al gioco, non avere più un euro in tasca, ti isoli, rimani da solo, non coltivi più le tue amicizie, la famiglia è soltanto un peso per te. Salvatore è una delle tante vittime del gioco. Secondo una ricerca internazionale, i giocatori patologici in Italia sono circa 700.000. È stata una cosa sempre innata, fin da quando avevo i 13-14 anni. Però sono riuscito fino a un certo punto a tenerla sotto controllo, sia pure mi creava difficoltà. Poi a un certo punto ho avuto una grossa perdita allo Chemin de Fer con i notabili della mia città, eccetera, e quindi ho dovuto prendere soldi, ho dovuto fare un po' di casini e mi sono fermato e poi ho giocato da quel punto in poi della mia vita solo a poker. Le fish per Gianluca sono diventate un'ossessione, le 5 carte e l'adrenalina del tavolo verde gli hanno fatto perdere il contatto con la realtà. Io ero arrivato numero 5 in Italia, ho perso con il campione che è famoso, Max Pescatori, per chi si intende di questo Texas, il quale ha giocato come un dilettante la mano decisiva della mia vita, avrei vinto 100.000 euro in quella mano. Quindi diciamo che avevo fatto un patto col diavolo. Il miraggio di una vincita straordinaria, la speranza di beffare il caso, per dirla a Dostoevsky di fare una pernacchia al destino. Si inizia così, tentando la vincita della vita, alle slot machine come a poker, ma non solo, anche gratta e vinci, scommesse sportive, lotto e altro ancora. I soldi investiti dagli italiani crescono anno dopo anno. L'ultimo picco, quello del 2007, ha fatto registrare una crescita degli euro spesi rispetto all'anno precedente di quasi il 20%. Aumentano le puntate e aumenta il numero dei giocatori, ma allo stesso tempo cresce il problema della dipendenza. Salvatore e Gianluca non sono soli. Il mio rapporto col gioco d'azzardo è nato, diciamo, 16 anni fa, quando entrai per la prima volta in una sala corse e, come tutti quanti i giocatori d'azzardo, alla prima mia puntata vinsi. Mi ricordo che vinsi 3 milioni e da lì, insomma, sembra strano, ma iniziò un calvario per me. Ma è nata che io non ci pensavo nemmeno. Dopo il militare ho fatto amicizie, uscivo con mio zio, amici di mio zio, e cominciavano, loro erano, giocavano alle corse dei cavalli. E ho partito da lì giocando cifre chiaramente piccole. Ai tempi delle lire, 1.000 lire, 2.000. Dopo le prime piccole giocate c'è chi non riesce più a trattenersi, come se fosse un tossicodipendente. Il giocatore patologico perde il controllo e diventa compulsivo. Un viraggio misterioso le cui conseguenze possono essere drammatiche. Avevo capito che non riuscivo più a smettere di giocare e stavo perdendo la moglie, mia moglie e i miei figli. Personalmente avevo pensato al suicidio. Avevo trovato il sistema di andarmene senza lasciare troppi danni a casa. Cioè, avevo fatto l'assicurazione sulla vita, avevo fatto anche la polizza casco sull'auto, avevo programmato di manomettere i circuiti della mia macchina in modo da creare un incidente. E niente, mi sono reso conto che quando ero impulsivo non riuscivo a gestire più le giocate, cercavo di giocare di più e poi a un certo momento ho capito che mi rendeva nervoso, i miei rapporti con le altre persone si erano inclinati e lì iniziavo a tremare e allora ho capito che c'era da fare qualcosa. L'Italia può vantare un primato poco invidiabile. La spesa pro capite per il gioco d'azzardo è la più alta del mondo. Una spesa che è aumentata anche a causa delle giocate online. Il poker normale, diciamo, al di là dell'aspetto economico, quello che veniva praticato con gli amici, non aveva mai comportato un gap nelle relazioni sociali. Su internet invece sì, perché io non...
non rispondevo più a nessuno al telefono, se io stavo giocando e giocavo quasi sempre, ero sempre nervoso, non potevo rispondere, non volevo rispondere. Addirittura per la prima volta mia mamma ha avuto paura di me, una volta si è chiusa a chiave, avendo paura che potessi fare qualcosa, cosa che non avrei fatto mai. Io finora si è fatto un conto e ho perso sui 320 milioni. Non sapevo più dove sbattere la testa, disperazione chiaramente dei genitori, mia madre in particolare. È questo che mi ha dato lo stimolo di... Per combinazione io, tramite un mio amico che ho saputo di questa comunità Ortos e ero già seguito dal CERT di Livorno. Il gioco d'azzardo è diventata la quinta industria del paese, dietro a colossi come Fiat, Telecom ed Enel. Ma i centri che accolgono domande per problemi di dipendenza sono ancora pochi, circa 200. Per oltre l'80% dei casi si tratta di ASL, in misura minore enti pubblici, associazioni e cooperative. I CERT però spesso non sono sufficientemente attrezzati e la prevenzione non è all'altezza. Beh, purtroppo l'Italia ancora non ha recepito l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nel 1980, quindi sono passati già 28 anni, la identificava come un problema sociale. Quindi non ci sono dei finanziamenti dedicati a questo tipo di intervento, i cittadini non possono chiedere un rimborso alle USL per il fatto di ricevere degli interventi specifici e quindi tutto affidato un po' al volontarismo o degli operatori dei CERT che magari sono più sensibili ad aprirsi anche a questo nuovo tipo di problematica, oppure a iniziative del privato sociale che piano piano si stanno muovendo, molto poche ancora. Se si possa guarire del tutto dalla malattia da gioco non è ancora chiaro. Le quattro storie che abbiamo sentito dimostrano però che la terapia aiuta e può rappresentare una speranza per tutti quelli che, per un motivo o l'altro, hanno messo in gioco la propria vita. Dopo 14 mesi d'astinenza, cioè non mi reputo una persona, un giocatore guarito. Questo non lo sarò mai, resterò io a vita un giocatore d'azzardo, ho bisogno delle riunioni col gruppo di giocatori anonimi, c'è un gruppo d'autoaiuto che ti danno la forza di andare avanti. Chiaramente sono un'altra persona perché mi ha insegnato tanto, io non credevo nemmeno, perché io sono venuto qua, ero proprio a livelli tipo per esempio che non potevo, mi devo giocare un biglietto al giorno, sennò io stavo male, anche se non c'avevo quelle 10 euro, le devo trovare per giocarmele. Sono migliorato, è sempre dura perché la vita ti mette di fronte ogni giorno un ostacolo, però sto cercando con tutte le mie forze di andare avanti, di vivere una nuova vita che mi mancava da 16 anni. Ora io sono ritornato, lo dico, a giocare al poker normale con gli amici, ma mi guardo bene dal mettere un dito su internet. Questa è la sfida vera con quello che mi ha insegnato la comunità, non è il fatto di non giocare, ma di poter controllare il gioco. C'è chi ce la fa, chi no. Io su internet o nei casinò mi guarderò bene più di andare, assolutamente. Questo è il venerdì finché mi andrà a voglia, lo farò, ecco. Non mi dà le emozioni che mi dava il casinò, cioè, però ecco, è sempre una cosa che mi fa, niente, mi fa stare bene come piuttosto che andare in palestra o al corso inglese. Ecco.